Attesissima dai fan, dagli acquirenti dei veicoli di marca Volvo, la nuova XC60 debutta qui a Ginevra 2017 e porta sostanzialmente sul SUV di dimensioni medio-grande della casa di Göteborg tutte le novità che abbiamo visto con il rinnovo che è partito dal modello XC90 e poi è passato alle S e V90. E se volete, a proposito di V90, potete vedere la prova su strada con video che abbiamo di recente messo online sulle pagine del nostro sito. E le novità riguardano sicuramente il piano estetico, dove ad esempio nella parte anteriore vediamo i gruppi ottici che integrano una forma interna che simula il martello di Thor, ma anche lungo tutta la vettura sono chiari ed evidenti i richiami ai modelli più recenti della casa del Nord Europa. Anche sul fronte tecnologia si confermano tutti gli elementi che vanno nella direzione della guida autonoma che abbiamo già avuto modo di provare sulla V90. È davvero impressionante quanto la vettura riesca a leggere tutto quanto succede nell'intorno dell'auto, appunto con un sistema di sensori, telecamere e altro. E anche sul fronte motori si conferma la scelta di Volvo di rendere disponibili solo unità 2 litri a 4 cilindri, tutte basate su un motore totalmente in alluminio della famiglia Drive E. Si va dal D4 da 190 cavalli alla D5 da 235 con un compressore che va ad azzerare l'effetto del turbo lag sotto i 2000 giri, spingendo aria all'interno appunto delle camere di combustione, mentre sul fronte dei benzina le unità sono tutte sportive, partendo dalla T5 da 250 cavalli, si sale alla T6 con ben 320 cavalli e si arriva fino alla ibrida T8 che abbina al 2 litri da 320 cavalli un'unità elettrica per un totale di 407 cavalli. Confermata anche la piattaforma SPA, la medesima di XC90S e V90.